Buongiorno a tutti. Qualche giorno fa vi ho anticipato che il Comune di Delia ha intercettato i finanziamenti del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo intercettato i primi 248.000 euro. E cosa sono e cosa servono? Questi finanziamenti servono per la digitalizzazione di tutto il Comune di Delia. Dovete sapere che dal 2013 ad oggi noi abbiamo informatizzato tutta la piattaforma in modo globale. Ora, con questi fondi, andremo appunto a digitalizzare tutta una serie di servizi. Ve ne dico alcuni. Lo SPID anche per i cittadini, 14.000 euro. Piattaforma PagoPA, 40.669. L'adozione App IO, 12.150. Cloud per le pubbliche amministrazioni, 77.897. Piattaforma notifiche digitali, 23.147. Esperienze cittadini e servizi pubblici, 79.922. Come vi dicevo, 248.000 euro che serviranno appunto per digitalizzare e rendere sempre più vicino il comune ai cittadini tramite i nuovi software e nuovi servizi informatizzati. Come vedete, non ci poniamo limiti. Come vedete, facciamo parlare sempre e solo i fatti e lasciamo le parole da parte, perché in questi anni ci siamo distinti solo per i risultati ottenuti. Se è vero come è vero, mi piace ripeterlo e ricordarlo sempre, che Delia è il comune che ha ricevuto più finanziamenti europei in proporzione agli abitanti. Non ci siamo posti limiti, come vi dicevo, e stiamo intercettando fondi in tutti i settori e in tutti gli ambiti, per fare progredire Delia e dare appunto un volto nuovo, ed è quello che si vede perché i risultati sono oggettivi e non possono essere mai contestati da nessuno perché sono sotto gli occhi di tutti. Continueremo in questi mesi a fare molto altro, vi informerò su altri risultati che a brevissimo arriveranno, perché la nostra missione è quella di rendere sempre maggiormente orgogliosi i deliani di vivere in questo paese. Delia sta diventando un fiore all'occhiello della provincia, ma non ci poniamo limiti e per noi tutto questo è semplicemente un punto di inizio e non di arrivo. Buon pranzo e buona domenica a tutti.